Paola Piazzolla, reduce da questa fruttuosa spedizione in quel di Ravenna, qual è il bilancio di questi campionati? Siamo entrambe molto contente del risultato ottenuto perché la nostra partecipazione a questi campionati non era certa. Ci sono stati diversi episodi che hanno reso difficile la preparazione di questo campionato, quindi dal non partecipare al partecipare e vincere i campionati direi che è un ottimo risultato. Ci sono dei ringraziamenti particolari che senti di fare per questo primato? Sì, vorrei ringraziare il nostro allenatore Maurizio Capocci, il mio allenatore Cosimo Damiano Cascella e tutto il gruppo sportivo Speranza Pra perché ci sono stati molto d'aiuto perché comunque avere un gruppo che si allena e fa lo stesso lavoro direi che è molto importante. 2015 sì, qui è stato molto positivo, c'è stata anche la medaglia ottenuta al Lago Patria. Qual è il voto che ti daresti? Diciamo che io non reputo questa annata molto positiva, anche se comunque ho vinto due titoli italiani, perché mi sono infortunata o non ho potuto allenarmi come volevo, però comunque per come sono andati gli eventi direi che è comunque un'annata abbastanza positiva. Ecco, ora ci avviamo verso la fine di questo 2015 e soprattutto guardiamo un anno cruciale, quale è quello del 2016. Qual è il sogno nel cassetto di Paolo Piazzolla e quali sono i prossimi obiettivi agonistici? Come credo che lo sia per tutti gli atleti, è l'Olimpiade. Però è molto difficile riuscire a partecipare alla prossima di Rio. Il mio obiettivo per ora è innanzitutto fare un inverno abbastanza duro, allenarmi tanto per poter poi dimostrare ciò che valgo nelle prime regate nazionali. Tu hai fatto sempre dell'abnegazione, del grande impegno la tua ricetta. Siamo nella cornice della Lega Navale Barletta, che è il posto in cui affondano le tue origini sportive. Qual è il consiglio che ti senti dare ai più piccoli che si approcciano oggi alla materia del canottaggio? Direi di allenarsi per divertirsi, ecco, prenderla tutta con felicità e con divertimento, perché direi che è la cosa più importante, fare ciò che si fa con divertimento.